anche martedì questo, scusate. Quindi dopo l'ultimo dopo che servizio. È stato, allora, il materiale che è stato portato, e lo abbiamo anche accertato, è ulteriore materiale proveniente dalla formazione della galleria, che era presente in cumulo all'ingresso della stessa. La verifica dell'entità del cumulo che era esterno alla galleria era già stata fatta dai tecnici di ARPA all'inizio di dicembre, per cui martedì abbiamo verificato che il materiale è omologo a quello che c'è rimasto, perché non l'hanno spostato tutto, ne hanno spostato solo una parte. Allora, relativamente a quell'aspetto, il materiale che c'è sotto è stato campionato, il materiale che è stato portato sopra è stato ulteriormente campionato. Quindi quanto anche fosse, voglio dire, cioè, cristallizzata momento... da un punto di vista analitico. Sì. Posso chiedere una cosa? Sì. Visto che lei ha fatto più volte riferimento all'autorità giudiziaria, sì, è stata notiziata che cosa esattamente l'autorità giudiziaria? Il fatto che voi abbiate fatto i controlli o degli esiti dei controlli? No, degli esiti dei controlli, nel senso che relativamente ad alcune fattispecie la presenza sicuramente di questi scarichi di materiale cementato, quindi di queste che rilevano violazioni di carattere penale, era doveroso. Che è stato coperto adesso? No, sto parlando delle parti che ci sono lungo la strada di accesso alla galleria, che non mi risulta siano state assolutamente coperte, sono lì. Relativamente ai materiali che sono stati portati e stesi nella zona, perché a nostro parere ci sono delle modalità di gestione che potrebbero essere in contrasto con le norme ambientali e che l'autorità valuterà e deciderà, e relativamente ad altri elementi tipo gli scarichi, il lavaggio delle betoniere avvenuto su suolo, eccetera eccetera. Quindi di queste cose che sono sia emersi nel servizio che abbiamo visto, sia accertati direttamente nel corso dei sopralluoghi, è stata mandata una... C'è il rischio che venga bloccato il cantiere? Non lo so. Beh, però scusate, qui intervengo io, perché essendo stata notiziata l'autorità giudiziaria, credo che vada rispettato un principio fondamentale, che è innanzitutto quello del contraddittorio, che vabbè, voglio dire, adesso non voglio far stare qui a fare una lezione, lungi da me l'idea, però c'è un principio comunque di riservatezza per il buon e regolare svolgimento delle indagini, quindi lo dico come dire, a tutela delle indagini che si stanno svolgendo, perché le indagini si stanno svolgendo, quindi come dire, da questo punto di vista io credo che la dottoressa sia stata esaustiva. Poi se ci saranno profili di rilevanza penale sulle indagini, sull'esito delle indagini, sarà chi di competenza, e quindi l'autorità giudiziaria, a decidere che tipo di atteggiamento tenere anche con i giornalisti. Posso fare una domanda molto semplice, però volevo capire una cosa. Io capisco il discorso sul contraddittorio, perché... No, ma questo lascia perdere il contraddittorio, però è un obbligo di riservatezza, ma per il regolare andamento delle indagini. Questo l'ho capito. No, la cosa invece volevo domandare, così una curiosità mia, ma qua in questo tavolo non è stato interpellato qualcuno che rappresenti l'azienda, giusto? Io non ne ho sentito. Questa mattina, dico questa mattina qua. Non ne ho sentito io la necessità. Ecco, però voglio capire il motivo, perché dico, visto che stiamo parlando di una roba che comunque è inerente a un'impresa importantissima. Se l'azienda, le aziende vorranno far sentire la propria voce. Ma non sono state invitate stamattina? No. Cioè non è una loro scelta, è stata una scelta, mi prendo io la responsabilità, nel bene o nel male ho voluto dar voce alle istituzioni. Se l'azienda volesse fare altrettanto, si attiverà, cioè, non sta a me. Ecco. Ecco, invece mi interessa un'altra cosa, se posso intervenire un secondo. Per quanto riguarda molti di loro, è stato detto chiaramente che si attendono degli esiti di alcune indagini di capigliature e così via. Quando avremo questi dati? Cioè ce li farete sapere? Chi si prenderà la briga di... Cioè saranno vari... Noi interessa chiaramente saperli quanto prima. In alcuni casi mancano poche ore per averli. Sa, noi usciamo domani con questo pezzo. Manca però l'epilogo. No, l'ho capito. Ma guardi...
Posso rispondere? Allora, io credo che si possa fare, come dire, che la provincia possa fare da collettore delle informazioni. Ci siamo tutti d'accordo, però, di ciò che è disponibile nei tempi. Di ciò che, che può essere messo nella disponibilità piuttosto che a quello che per dovere di riservatezza, per il regolare svolgimento delle indagini, invece, non lo so, magari deve essere comunicato direttamente all'autorità giudiziaria. E come tale diventa. Però se così fosse, io credo che non si violerebbe nessuna regola se si dicesse che l'esito delle indagini è stato inviato all'autorità competente. Secondo me non si va a violare nessun tipo di. Se fossero dati tutti comunicabili. Cioè. Però mi sfugge questo discorso della riservatezza, nel senso che, visto che questo tipo di argomento è stato trattato da una trasmissione che tutti hanno visto, quindi diciamo la situazione della provincia di Varese è in questo momento all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, non soltanto siamo per la provincia. Siamo qui per questo. Mi domando in che senso riservatezza, nel senso guarda, che se una cosa vista... Guarda, per un grande rispetto che nutro nei confronti della magistratura, semplicemente per questo. Cioè io non mi sento di mettermi o mettere nelle condizioni nessuno di essere granello di sabbia all'interno di un meccanismo che è quello della magistratura inquirente. Per cui un principio di precauzione per il buon esito delle indagini mi impone questo tipo di atteggiamento di prudenza, ma che è tale e che è mio, cioè nel senso che però che ha come finalità il fatto di mettere la magistratura e segnatamente la magistratura inquirente nelle condizioni di avere innanzitutto per prima le informazioni, che questo mi sembra fondamentale, e di farne l'uso più appropriato per la definizione della vicenda, dell'eventuale vicenda giudiziaria. Quindi è questo profilo di rispetto per l'attività della magistratura inquirente. Sì, poi credo che il principio di riservatezza come principio viene utilizzato si coniuga anche col principio che mi sembra abbastanza palese della trasparenza, perché si sta proprio ponendo sul tavolo, insomma, tutti gli elementi, quindi non c'è nessuna volontà di nascondere degli elementi, ma c'è di fronte al fatto che una trasmissione ha diffuso quelle immagini, insomma, questo sì, però tempo, sono un po' mutato, mutato ciò che c'è da mutare, è come se si dicesse è stata fatta una rapina, o meglio, adesso facciamo l'esempio del sequestro di persona che è in atto. È andato su tutti i media del sequestro di persona, è vero che qui c'è una rilevanza ambientale che coinvolge tutto, però io credo che se ci saranno profili penali rilevanti, questi dati debbano essere comunicati alla magistratura, e che io ritengo, io credo profondamente, che dovrà essere poi la magistratura a farsi parte, vorrei dire diligente, ma che comunque sarà lei a dover dire se siano atti comunicabili o meno. Io magari faccio un salto io in procura e dico c'è questa cosa faccio? Però non voglio essere tacciato di, come dire, entrare a piedi uniti su un'indagine che deve svolgersi nel migliore humus possibile, proprio dal punto di vista di formazione delle indicazioni delle prove. Cosa è successo? Io credo che ci siano delle. Cioè, io non posso chiedere, sempre per quel principio di dire. Cioè, la dottoressa ha detto in maniera precisa quelle che sono state le indicazioni. La qualificazione giuridica, di questo si parla, la qualificazione giuridica di questi fatti che ARPA ha segnalato, la qualificazione giuridica è assolutamente demandata